Ok, sono tornato. Salve a tutti, sono Gabri Osta. In questa seconda parte delle torri del personaggio di Mortal Kombat 11 vi parlerò di altri personaggi. Almeno avete capito come sono le torri del tempo, ma con queste torri del personaggio dovete solo ricordarvi di spendere i gettoni e di completare le fasi. Ok, non perdiamo tempo, se no il video si allungherebbe in maniera incredibile. Diciamo altri personaggi che non vi ho ancora detto. Cominciamo da Cetrion, per gli dei anziani. Fai dell'annientamento di chi minaccia il bene dei regni un obiettivo divino. Paladino del regno. Gli dei anziani sono caduti, i regni sono in crisi in tutte le linee temporali e Raiden è corrotto. Solo Fujin può salvarci. Regno eterno. Per prendere il posto che ti spetta nel Pantheon di Edenia, devi prima dare prova della tua natura divina. Sconfiggi tutti i tuoi nemici e lava via il loro sangue con la pioggia. Sto parlando di Rain. Ora c'è Nightwolf, orgoglio dei Madoka. In onore del suo nobile retaggio, Nightwolf difende con orgoglio tutti gli abitanti della Terra come se fossero i suoi stessi fratelli o sorelle. Frost, bufera di dolore, dopo essere stata svilita, respinta, abbandonata, a Frost non resta che combattere per riconquistare la dignità perduta. Re passato e futuro, conquista linee temporali insieme a Shao Kahn per preparare il terreno all'obiettivo finale, il dominio sulla realtà. Il grande influencer. Per secoli Shang Tsung ha manipolato gli altri perché facessero il suo volere. Ora ha deciso di prendere il destino nelle proprie mani. Ora c'è l'artiglio di ferro. L'Oscar. Bisogna essere tutti da Oscar. Johnny Cage ha sbancato i botteghini portando sul grande schermo la sua vita avventurosa. Aiutalo a espandere l'universo cinematografico di Cage. Pace armata, temprata dalla sua lunga militanza sul campo di battaglia, Sonya Blade è pronta a guidare le forze speciali in difesa del Regno della Terra. Caos da Millennial. Rendi onore al passato della tua famiglia difendendo il Regno della Terra a suon di pugni tra un selfie e l'altro. Sto parlando di Cassie Cage. Ora passiamo a Jax, che è pronto a tutto: dovere, onore e patria. Jax ha giurato di difendere il regno della terra da qualunque minaccia. Tuttavia, le file dei nemici sono ora composte da criminali di ogni linea temporale. Adesso passiamo a Spawn, vendetta del diavolo. Spawn ha conquistato l'inferno solo per scoprirne molti altri. Ora è in guerra con il regno occulto. Anche i dannati possono fare del bene. Ricordatevi che Spawn una volta c'aveva sua moglie Wanda. Bene, e concludiamo con il Joker, che è il principe del caos. Il caos è nell'aria. Il Joker può creare più scompiglio di Havik, il clerico del caos. Ma chi se ne frega, c'è sempre una buona ragione per creare scompiglio. Bene, ora è il momento di salutarci. Se il video vi è piaciuto, condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Spero che vi siano piaciute queste due parti delle torri del personaggio di Mortal Kombat 11. Detto questo, grazie a tutti per la visione. Anzi, un arrivederci e grazie per avermi seguito. Da Gabri Osta state bene e godetevi la vita. E più che altro, andate nel canale di mio fratello Alex Costa e si chiama Costanza Films, dove ci sono i suoi video. Andate a vederli, ve lo consiglio. Arrivederci.